Buonasera, benvenuti. Allora, siamo lieti di avervi qua per la prima di Untitled, il documentario postumo di Michael Glavogger, coautrice Monica Villi, che è la sua storica montatrice, è stata anche montatrice di Haneke, e che ha terminato il film, perché appunto Michael Glavogger, come probabilmente sapete, è mancato durante le riprese di quello che doveva essere un film, un viaggio lungo e un film affidato, diciamo, al flusso di questo viaggio. E stasera abbiamo con noi anche Giulia Ghigi, che si occupa della comunicazione di Zalab, che è la piccola coraggiosa casa di distribuzione. All'interno c'è per esempio Andrea Segre, i suoi progetti, i suoi film sono tutti prodotti da Zalab, e in particolare, come immagino già sappiate, abbiamo con noi chi ha prestato la voce allo stesso autore, nel senso che ha prestato la voce ai pensieri di Michael Glavogger, ed è con noi Nada Malanima. Benvenuta Nada. Benvenuta Giulia. Buonasera. Eccola qua. Buonasera, benvenuta. No, naturalmente, come sempre, è più bello parlare dopo i film che non prima. Però penso che sarà emozionante per tutti vedere il film anche attraverso la tua voce. Spero, io spero di aver dato il mio piccolo contributo, sono onorata di aver dato la mia voce a queste immagini pazzesche. Quando io sono stata chiamata da Zalab, appunto la produzione, Andrea Segre, tutto quanto, che poi ha seguito tutta la parte, diciamo, della registrazione, visto questa immagine sono rimasta veramente sconvolta dalla bellezza drammatica chiaramente, e poi mi ha colpito la storia di questo regista che, devo dire la verità, non conoscevo. Poi sono andata chiaramente a vedermi come si fa quando si scopre qualcosa, no? C'è sempre qualcosa da scoprire, e quindi niente, io direi adesso che insomma non hai detto tutto tu e niente, penso che è un film che va veramente visto, e per questo io sono venuta con piacere a Milano, a Roma, abbiamo fatto la prima anche a Roma, perché cioè portare in giro un film così non è facile. Oggi mi rendo conto com'è la realtà che c'è in giro intorno a noi, e quindi quando esistono queste persone che hanno questo coraggio, questa forza, questa passione, e ci si riconosce, perché un po' anch'io devo dire che nella mia follia anch'io mi riconosco un po' così, è bello insomma dare forza a qualcosa che veramente non ce l'avrebbe bisogno, perché è forte, però un po' dal punto di vista di comunicazione, di divulgare questa cosa, quindi buona visione. Grazie. Io volevo solo dire due parole su Glavogger, se non lo conoscete. È un regista che forse non è molto conosciuto in Italia, ma è uno dei più importanti registi, era uno dei più importanti registi nel panorama internazionale. È diventato, cioè il film che lo ha riconosciuto di più si chiama Work is Man Dead, ed è su 6 tra i peggiori lavori manuali del mondo. È stato presentato al Festival di Venezia e ha girato i principali festival del mondo. E nel 2011 Glavogger torna a Venezia con una trilogia sulla prostituzione e ottiene il premio speciale della giuria Orizzonti. Io penso che sia molto importante, ha fatto anche degli altri progetti, ha lavorato per un film a più registi dove c'era Robert Redford, Wim Wenders, che si chiama Cattedrale della Cultura. Penso che quello che lo caratterizza sia una forte potenza delle immagini, e perché credo ci sia un forte sguardo dietro, una capacità di guardare le cose molto forti, e per una grandissima capacità di assenza di giudizio nei confronti di chi poi riprende. Grazie Giulia. E, buona visione a tutti.